Buongiorno da Gabriella Gentilini e da Firenze Art News, notizie e approfondimenti dal mondo dell'arte. Per le mostre da visitare vi segnaliamo Francis Bacon, la dissacrazione del corpo umano presso il centro espositivo Antonio Berti e la soffitta Spazio delle Arti a Sesto Fiorentino fino al 13 gennaio. Oggi dedichiamo il nostro approfondimento ad Emanuele Cappello, notissimo artista di origine siciliana, ma toscano di adozione e maestro di respiro europeo. Ha frequentato l'Istituto d'Arte a Palermo e a Firenze e successivamente ha studiato a Parigi presso l'Académie La Grande Chaumière. La sua pittura si collega al post-impressionismo e si caratterizza per una stesura del colore ampia, veloce e materica, guidata dall'immediatezza del suo sentire. I suoi temi prediletti sono i paesaggi, le vedute, il nudo, la natura morta e i fiori, questi ultimi di grande esplosione cromatica ed energia vitale. Di profonda suggestione sono le famose vedute di Venezia, tema sempre presente nella sua opera e continuamente rivisitato con acutezza di indagine e di sentimento. Le forme si stemperano nel colore e la pennellata, rapidissima, essenziale e riassuntiva, eppure precisa ed efficace, felice nella resa prospettica e dei particolari. Insegue la luce e la imprigiona, fino a creare un'atmosfera quasi surreale. La gioiosa freschezza dei soggetti floreali è esaltata dalla sicurezza spontanea del gesto pittorico, capace di imprimere alle composizioni un vibrante dinamismo che ne accentua la festosità cromatica e la fragranza materica. Altro tema assai frequentato è la figura, specialmente il nudo, trattata con grande morbidezza e sensualità. L'effetto plastico, costruito mediante un abbondante uso cromatico, ricco di sapienti passaggi tonali, diviene quasi tangibile. Il colore si fa impasto di luce. E non mancano i ripetuti omaggi a Firenze, negli ampi scorci, nei panorami e nei monumenti, tra cui uno stupendo monocromo che raffigura la loggia dell'Orcagna. Energia e vitalità si sublimano ancora nella rappresentazione di un animale che ha sempre affascinato l'artista, il gallo. Cappello ne fa uno sfolgorio quasi regale di superba forza. Una cifra stilistica libera e autonoma, quella di Cappello, una pittura di ricerca e al contempo di istintualità, che spazia a tutto campo sulla realtà per immergersi nella memoria e nell'immaginazione, capace di suscitare sempre inattese, nuove, palpitanti emozioni. Troverete un'ampia scelta di opere di Emanuele Cappello su www.firenzeart.it. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento con Firenze Art News.